Cari amici, buonasera. Sono Fabrizio Coniglio, presidente del Palco di Mestre e dalla splendida location del chiosco dell'M9 qui a Mestre assisterete a una serata che non vi lascerà indifferenti. Come sottotitolo ho immaginato lo sport per la vita e l'interprete di quello che è effettivamente la vera essenza dello sport ce l'ho al mio fianco, Stefano Bizzozzi, presidente di Sport Around the World e più vicino al consigliere mondiale del Palco International, l'avvocato Giorgio Pinellato. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo mascherati, io poi indosserò. La domanda che ti voglio fare, la prima, è come ti è nata questa intuizione così straordinaria di amare lo sport attraverso l'Africa? Come è nato tutto? Beh, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per essere qui in questa serata, grazie per avermi fatto ritornare nella mia terra. Ma è nato tutto perché facendo sport ho immaginato che il ragazzo non può essere soltanto considerato come questo elemento che gioca sul campo, sul terreno di gioco, ma che dobbiamo immaginare come una persona a 360 gradi, dove si deve creare una sensibilità, si deve creare un'intelligenza, si deve creare una capacità di vivere la realtà del mondo che stiamo vivendo, di saper interpretare la propria esistenza anche con l'idea di un prossimo, di qualcuno che ci viene vicino, che ci verrà di fronte, che incontreremo. E quindi per creare questo tipo di sensibilità ai nostri ragazzi abbiamo iniziato a immaginare un percorso che poteva farci uscire dall'Italia, farci uscire anche dalla situazione comoda, e quindi ci siamo rivolti all'Africa. L'Africa risponde, sempre immediatamente, ti prende allo stomaco, al cuore, e quindi è iniziato questo percorso. Bene, grazie. Vogliamo far vedere già un primo apporto video che è veramente straordinario e toccante di quello che ci ha appena raccontato, e capiamo come l'Africa ti abbia preso completamente. Sì, in effetti ti prende la natura, ti prende la gente. Se posso dire una cosa velocissima, io sono di Mira, arrivo alla laguna meno nobile, che è quella del Varenne, di Mira, e c'è questo odore che è un odore che fa parte della mia vita. Lo stesso odore io sento quando vado in Africa. È una cosa quasi molto strana. Quasi domestico. Sì, però è come ritornare in qualcosa che ti appartiene in qualche modo. Quindi è una cosa veramente strana, poi tutto il resto. Ecco, tu hai anche espletato quasi le funzioni di ambasciatore del Banco in Africa. Ricordiamo che Stefano Bizzozzi è nostro straordinario socio onorario del Club di Mestre, quindi per noi vedere la bandiera del Banco di Mestre in questo continente straordinario è stato veramente emozionante, e sei veramente una grande persona. Allora, io ovviamente vi ringrazio. L'Africa ce l'ha molto di più di quello che abbiamo, il Panathon ci ha dato moltissimo a noi come associazione, mi ha dato moltissimo perché mi riconosco nel Ludis Junior, nel motto del Panathon, mi riconosco fortemente e mi riconosco anche in tutte le persone che ho conosciuto. Quindi per noi tenere questo legame credo sia una cosa che veramente ci onora, noi siamo veramente onorati di poter anche portare lo stendardo nei luoghi dove andremo, e lo porteremo anche dove andremo quest'estate nei nuovi progetti che si stanno iniziando a partire. Bene, possiamo già vedere queste immagini straordinarie. Queste sono le nazioni in cui lavoriamo, sono le nazioni in cui noi abbiamo i nostri progetti, la maggior parte dell'Africa, quella centrale, quindi dalla fondazione siamo in Camerun, Eswatini, abbiamo diversi progetti, abbiamo un progetto in Tanzania, un unico progetto, abbiamo in Ruanda e in Camerun iniziato diversi progetti, abbiamo fatto un passaggio ad Haiti dove abbiamo inaugurato un campo da basket, abbiamo iniziato a lavorare.
poi in Camerun, una cosa che poi magari vedremo meglio dopo, la prima opera muraria vera e propria, come fanno proprio in Roma, poi siamo entrati nella Repubblica Democratica del Congo, questo campo che si vede Neisu non è nella zona calda, diciamo, anche se è stato purtroppo anche quel territorio preda di conflitti che affliggono questa nazione, e poi in Ruanda abbiamo fatto un dormitorio e questo ultimo progetto che si sta realizzando è questo centro sportivo esattamente a Bukavu, nel quartiere di Panzi, dove il Nobel per la pace opera. Una delle cose che noi abbiamo aperto adesso è questa di adottare uno studente atleta. Praticamente lo sport è un po' la chiave per permettere a uno studente di studiare, di poter vivere nel dormitorio che costruiremo, per poter permettere di mangiare tutti i giorni, di pagare le tasse scolastiche, di divise e tutto quanto. Il gioco, lo sport è, diciamo, l'escamotage per poter aiutare un ragazzo che non potrebbe eventualmente studiare, non ce lo potrebbe permettere in qualche modo. Grazie. Io vorrei che questa serata fosse anche dedicata idealmente al nostro ambasciatore Antanasio e al cavaliere Iovanacci, che sono stati colpiti quasi in linea d'aria, molto vicini, no? Da dove voi potete lavorare. Sì, noi siamo a 10-15 km di linea d'aria. Lavoriamo nel Kivu, lavoriamo sia nel Kivu ruandese che nel Kivu congolese. Purtroppo conosciamo la realtà. Io personalmente, quando ho viaggiato, mi hanno detto che c'erano dei piccoli combattimenti e di non preoccuparmi. Quindi lo dico un po'. Poi abbiamo saputo che partivamo e che potevamo essere tranquilli, che questa situazione era calma. Devo dire che non siamo pazzi, diciamo così, non abbiamo mai percepito le vere pericolosità, però sappiamo che c'è un conflitto aperto in Congo, ai confini con i Ruandi. I confini non sono, non si vedono, no? C'è soltanto foresta o soltanto colline, e quindi sappiamo che ci possono essere delle incursioni. Nella scuola di Makolora, la prima volta che io sono andato, era pieno di esercito, perché proteggevano i bambini, perché spesso rapiscono i bambini per farli diventare milizie nelle varie fazioni, soprattutto in quel caso era l'N23. Bukavu è un esempio. A Bukavu c'è Nobel per la pace, il dottor Mukwege, che opera donne che sono state colpite dalla tragedia della guerra del Congo, che ha provocato 10 milioni di morti, ed è il medico che ha curato più donne violate nella storia della medicina, quindi donne che hanno subito violenze, donne amputate, donne mutilate e i loro figli. Quindi noi adesso abbiamo fatto questo centro sportivo, andremo a lavorare in questo centro sportivo, qualcosina è rimasto della raccolta fondi, vogliamo costruire anche il parco giochi per i bambini di questo ospedale. Dico un aneddoto, abbiamo parlato proprio ieri con il padre italiano che gestisce questo centro e ci ha detto che ci farà incontrare anche il padre, un giovane padre vicentino appassionato di calcio. Questo padre si chiama Roberto, ma lui, dai ragazzi che con cui gioca, si fa chiamare Roberto Baggio. Padre Roberto Baggio, io non so se i bambini sanno chi è, e non so se Roberto Baggio sa che c'è un padre che praticamente il suo clone ha 40 anni e sta insegnando calcio in qualche campo, facendosi chiamare con il nome Codino, no? Lo chiamano sempre. Io coinvolgo il consigliere mondiale. Quest'anno è una grande annata. Noi facciamo 70 anni fa a Venezia, e vorrei provocare Stefano, perché lo conosco da anni, chi ci segue, non so se tutti coloro che stanno seguendo sanno che Stefano è anche un importante, un grande allenatore di basket, non a caso importanti atleti e atleti, se non c'è un amico Letto di Messina, sono tra i suoi testimonial, e Stefano ha saputo probabilmente, girando il mondo anche col basket, portare la notizia, l'informazione di questo importantissimo lavoro che fanno. Credo che
la piantina che stiamo vedendo adesso renda meglio di ogni altra idea dove sono loro che operano in Africa e quanto hanno lavorato, perché uno può pensare a un'unica iniziativa, invece abbiamo ben 5 nazioni con tanti campi. Allora la domanda è questa, Stefano, perché poi voglio dire, le volte si pensa sempre al denaro, però voglio dire, è vero che il rapporto economico tra il costo della vita da noi e lì è diverso, però senza gli aiuti degli amici, la vostra buona volontà, il vostro coraggio per andare dentro, due di quei collaboratori, tutti i ragazzi del tuo staff, evidentemente non potrebbe bastare. Allora, se approfittiamo anche di questa occasione per dire da un lato che siccome molto, molto, molto mondo fan, proprio stasera so che ci sta seguendo dal presidente mondiale che sta in Svizzera al resto, quantomeno dell'Italia e dell'Europa, io lancio questo messaggio dicendo che in occasione dei nostri 70 anni che sui quali si sta lavorando con i limiti della pandemia, potrebbe anche essere che il mondo Panathlon tutto assieme, quindi non solo il nostro club di Mestre che da anni è onorato di essere, come ha detto bene presidente Fabrizio al tuo fianco, no, possa pensare di dedicare alla vostra iniziativa un aiuto. Quindi approfitto di questa diretta, di questa occasione, perché poi delle volte quando vengono lanciate le campagne di raccolta fondi, no, tu sei sempre di sì, la Croce Rossa, questi là, ma non sai bene, non conosci dove vanno i tuoi soldi e che quindi potresti avere delle perplessità. Oggi invece chi ci sta seguendo ha la fortuna di conoscere dal vivo, quasi toccare con mano, possibilmente con i limiti della pandemia, il nostro amico Stefano e quindi voglio dire è una persona di carne ed ossa che rappresenta un'organizzazione di persone, di sport, quindi già questo è evidentemente un elemento di garanzia sulla serietà. Quello che avete costruito in questi 10-11 anni di lavoro si vede nell'area, se l'avete fatto vedere, quindi credo che il messaggio che credo che fanno promesse di prima persona, perché appunto sei il nostro socio onorario e siamo noi onorati di avere il socio onorario, passatemi un gioco di parole, ma tutto il mondo panaco dovrebbe essere orgoglioso di avere una testimonial che è impegnato in questo tipo di iniziativa. Tanto è vero che ti sparo una domanda, ne avevo due, una me l'hai bruciata. Perché hai già detto che andare in giro come paratleta per te è un motivo di orgoglio. Allora, l'altra che volevo chiedere, l'hai già detto tu e quindi ciao. Ma l'altra domanda è, che è collegata, quando tu ti presenti in giro per il mondo e sei, assieme ai tuoi amici e compagni di vettura, no, l'uomo che ha inventato sport dell'anno del mondo, sei un importante allenatore a livello internazionale di basket, ma certamente vai a dire anche io sono paratleta. Questa cosa ti aiuta o non ti aiuta? Perché se non ti aiuta bisogna che io con questo mondiale mi rimbocco le mani e faccio qualcosa, voglio dire, per capirci. No, ovviamente questa cosa ci aiuta perché ci fa entrare in una logica molto più ampia, la logica dello sport come motivo di consapevolezza verso i ragazzi come tu vai ad operare. Ci sono ragazzi che secondo noi migliorano la loro vita, soprattutto la loro idea di autodeterminazione, capiscono che con uno sforzo individuale e poi di squadra possono cambiare le loro esistenze. So che può sembrare una cosa molto piccola e strana, ma noi ci avviciniamo molto al mondo della scuola, ovviamente, è lo che si è visto, ma attraverso questa vicinanza, assieme allo sport, noi facciamo capire che con l'impegno individuale e con l'impegno di squadra, come dicevo prima, veramente puoi cambiare la tua vita. E la cambi in tante piccole cose che ti permettono di essere migliore, da come mantieni l'igiene personale, dico delle cose molto piccole, come mantieni il tuo abbigliamento, come tu migliorando nell'impegno quotidiano puoi vedere crescere qualcosa nel tuo miglioramento proprio nel gioco, ma la socializzazione stessa. Noi, una delle cose per cui in Ruanda, ancora ero, siamo stati contattati dalla politica, perché ci hanno detto, guardate, noi abbiamo figli di persone che hanno partecipato al genocidio. Se voi entrate in una nostra classe, vedrete che ci sono 4 banchi, 5, 10, con i ragazzi Hutu, e vedrete 4 banchi, 5 ragazzi con i ragazzi Tutsi, perché questa cosa non è stata dimenticata.
questa cosa è rimasta all'interno delle popolazioni. È difficile che chi ha partecipato al genocidio, chi lo ha subito, avrà dei figli che giocheranno insieme. Voi siete riusciti con un passaggio, perché venivano a vedere, siete riusciti a far passare la palla da un muto ad un tutsi, che è una cosa inimmaginabile, che cambia completamente il modo di vivere la nostra realtà. E quindi ci hanno detto, continuate a fare questo. Noi non avevamo pensato che lo sport potesse portare questo tipo di significato. E questo succede in molti posti dove noi andiamo, oltre al fatto, come dicevo, che ti permette di immaginare una vita migliore. Può succedere che uno ti dica io vorrei diventare un medico, può succedere che uno ti dica io vorrei diventare un giocatore di calcio, di pallavolo, di basket. So che con il mio impegno questa cosa io la posso raggiungere. Molto spesso il bambino africano ci è capitato, non parlo tanto delle città, noi siamo spesso fuori dalle grandi città, viva di media. Io ho visto dei bambini che vivevano attorno al loro bucarù, cioè alla loro capanna circolare, cercando di evitare il sole e spostandosi attorno alla capanna, bambini di 6, 7, 8 anni, aspettando che i genitori ritornassero dai campi, dove coltivano la terra in un terreno arido, per esempio, e questa è la loro vita. Il fatto di aver portato la pallacanestro, il calcio, la pallavolo, i palloni, permettere di giocare, ecco che ha cambiato l'esistenza di questi bambini, che adesso avranno degli allenatori che per tutto l'anno li portano a fare un'attività che li rende protagonisti di questo. Hai citato i palloni, io ricordo che in un'altra nostra occasione, io ho un ricordo di quando vediamo i nostri ragazzini, sono iniziati con tutta quelli che vedi qui evidentemente, che a mini basket vogliono la loro divisa, il loro pallone. Io ho ancora i brividi a ricordare quando tu in un'altra nostra chiacchierata mi hai detto quando siete arrivati e avete potuto dare a tutta una serie di bambini il loro pallone perché potessero certamente cominciare a conoscere i rudimenti del basket, ma solo l'idea che potessero avere qualcosa che era loro dedicata ed era probabilmente per loro la conquista della luna. Quindi... Sì, certo, ci sono tante piccole cose che... Non ci sono scontate che invece probabilmente... Sì. Sì, assolutamente, il pallone, un paio di scarpe, una maglia nuova, ci sono delle cose che veramente creano un ambiente particolare e che poi aiutano anche in tutto il resto, perché ripeto, noi sappiamo dell'importanza della scuola, dell'importanza della società civile attorno a questi ragazzi, sappiamo che lo sport può aiutare in questo. Da questo punto di vista, se mi permettete, una cosa che ci rende estremamente orgogliosi, e veramente questo ci ha emozionato tantissimo, è il fatto che quando noi abbiamo pensato di fare qualcosa a Panzi, a Bukavu, cioè nel quartiere dove sorge la clinica del dottor Mukwege, che è il Nobel per la pace 2018, lui ci abbia parlato di noi, cioè ci abbia detto qualcosa, abbia fatto una sorta di endorsement, scusa questa parola, di sostegno alla nostra iniziativa. Chers amis de sport around the world, bonjour. Je tiens à vous exprimer mon sentiment de gratitude pour votre soutien au projet sportif à Panzi. Ce projet rencontre bien les attentes des jeunes de Panzi qui, malgré leur talent, manquaient les infrastructures sportives pouvant leur permettre d'exprimer leurs atouts. Je suis convaincu que le sport peut être un moyen pour promouvoir l'agrégation et fournir un lieu de rencontre et de croissance pour une jeunesse. Je vous encourage à soutenir ce projet précieux pour nos jeunes de Panzi. Mes amis. Se posso commentare velocemente, io ho immaginato questa persona, che è una persona di straordinaria qualità, che si è tolto i camici da medico, perché io l'ho visto sempre con i camici da medico, per mettersi in giacca e cravatta per fare questo filmato. Più che non il filmato in sé, pensare che si è messo un vestito. Chers amis de sport around the world, bonjour. Je tiens à vous exprimer un sentiment de gratitude. Mi è sembrata, come dicevo, una cosa incredibile. Se pensate a quello che ha fatto quest'uomo. Però Stefano, sicuramente quello che avete fatto voi è ancora più incredibile, perché
riuscire quasi ad anestetizzare il dramma dei genocidi e far collaborare dei ragazzi, secondo me voi vi guadagnerete un pezzettino di Nobel per la pace. Quindi è un auspicio, sicuramente è un sogno, ma anche voi ve lo meritate. E volevo chiederti anche di un'iniziativa straordinaria, la stoffa del campione, che mi è piaciuta moltissimo, ce la vuoi raccontare? Sì. E nel frattempo io ringrazio, ed è doveroso il mio ringraziamento, anche alla regia, ad Alessio e Roberto Ferronato, senza i quali questa serata non potremmo andare in onda in tutto il mondo, diciamo. Stefano? Allora, grazie. Abbiamo, c'è una... villaggio, una città nel Ruanda, sempre nel Kivu meridionale, che si chiama Gisovu. All'interno, in questa città ci sono molte donne sieropositive. Ci sono purtroppo dei retaggi che vengono dal genocidio, di sieropositività, di problemi di questo genere di salute, ed è forse il posto più povero che c'è in Ruanda. Il Ruanda ha chiuso la possibilità di importare vestiti di questi che vengono importati per fare affari soprattutto, e quindi il Ruanda giustamente ha chiuso e dice che i vestiti, i grembiuli per gli studenti devono essere prodotti in loco. La nostra idea è di avere coinvolto 15 donne, vogliamo coinvolgere 15 di queste ragazze, spesso ragazze madri, con una istruttrice ruandese. Abbiamo già una grande sala preparata per fare questo, abbiamo già trovato le macchine da cucire e quindi vogliamo fare in modo che queste donne comincino a lavorare percependo loro stesse un piccolo salario, cominciando con i grembiuli per le scuole di questo villaggio. Allo stesso tempo, siccome questo luogo è grande, far studiare i bambini, i loro figli e anche altri bambini all'interno, e davanti costruire il nostro campo da basket, che io dico campo da basket, ma poi è da pallavolo, da calcetto, da qualsiasi cosa. La piazza di cemento viene utilizzata in tutte le condizioni meteorologiche, ovviamente quando è stagione delle piogge non si potrebbe altrimenti. E quindi questo è uno dei nostri due progetti dove noi vorremmo veramente porre attenzione. Abbiamo già preparato tutto il piano e speriamo di poter riuscire a realizzarlo. Questa è una cosa veramente a cui teniamo molto, e ripeto, usiamo lo sport per arrivare a qualcos'altro e crediamo di potercela fare, probabilmente con un po' di pazienza, quando ci mettiamo. Poi forse qualche nostro padre missionario ci darebbe la provvidenza, forse qualcun altro ci darebbe magia, ma insomma succede, spesso succede. Bene, adesso ci affidiamo alla suggestione anche delle immagini. Ecco. Sì, questi sono un po' delle cose che abbiamo realizzato. Questo campo, io devo dire, ha a che fare con Giorgio, perché se tu ti ricordi, Giorgio, questo campo era una raccolta di fondi che abbiamo fatto con il club di Mestre. Abbiamo aggiunto a questa cosa, voi vedete il villaggio alle spalle, non ci sono case, ci sono bucarù, quelle sono le capanne lì, e questa è la gente che gravita attorno a questo campo. In questa zona all'estremo nord ci sono 40-45 gradi sempre, vicino a lì c'è un campo da calcio e un campo da pallavolo. Vediamo, questa è la prova di quello che dicevamo prima, che chi deciderà di darmi una mano dal punto di vista economico ha la prova di quello che stiamo dicendo, e quindi, scusa se ti ho interrotto, ma è giusto che si percepisca che qui c'era terra una volta, e solo dopo che siete passati voi c'è questo, che non è solo l'attività sportiva, perché voi avete costruito dell'altro, adesso tu ce lo spiego. Qui per esempio siamo all'estremo, no, esatto, proprio all'estremo dal confine con la Nigeria, Rumsu, in mezzo ai picchi di Rumsiki, un posto di natura incredibile, è meraviglioso tutto quello che c'è qui, la gente, il popolo. La cosa che purtroppo adesso ci ha messo in grave difficoltà è che Boko Haram ci sta impedendo di andare in questi villaggi. Questo è Mogodè, lo stesso all'interno dei picchi di Rumsiki. Qui ci fu un episodio carino da raccontare. Andai alla messa, mi piace andare alla messa
in Africa e il padre a un certo punto ha visto quest'unico bianco e ha detto: ma tu chi sei? Alzati in piedi e dici cosa sei venuto a fare qui. Allora io mi sono alzato in piedi e ho detto: guarda, io faccio un'attività per i bambini, abbiamo fatto un campo, cioè, allora lui dice: va bene, allora visto che devo fare attività per i bambini, tutte le donne che sono dentro questa chiesa, appena finisce la messa, devono andare a fare basket. E quindi ho avuto un gruppo di donne da 90 anni a 15 anni, con i loro vestiti da festa, che si toglievano le ciabattine, che hanno giocato a basket con me, con tutti gli uomini che guardavano, che ovviamente sorridevano a questo spettacolo. Questo è un episodio che ricorderò, non mi ricordo di nulla. Questo è a Muda, c'è un centro che ha 700 orfani, tenuto da padre Danilo, ed è un posto incredibile. Siamo andati e abbiamo fatto anche un lavoro perché raccoglie anche molti bambini sordomuti e ciechi. Paolo Lucattini, un nostro amico, è andato 2 mesi a lavorare con i bambini sordomuti e ciechi, ha costruito delle squadre, ha giocato a pallavolo e a pallacanestro con bambini sordomuti e ciechi. È stata una delle cose più forti che abbiamo fatto. Questo è costruito qui, non siamo riusciti mai ad andare, abbiamo solo costruito qui, non siamo mai andati perché è sempre estremo nord, dopo Adam non ci permette di andare. Questo è l'unico campo costruito in una metropoli, la capitale di Yaoundé, Biamassi. Qui abbiamo ovviamente un quartiere molto disagiato, 1 milione di persone. Da questo campo ne abbiamo portato 7 ragazzi a giocare in Italia, su richiesta esplicita dell'ambasciatrice di allora, Samuele Isopi, che adesso lavora nella Repubblica Centroafricana, credo sia l'ambasciatore per tutte le nazioni europee, e ci ha chiesto, mi ha detto Mizzosi, in un incontro in ambasciata, perché lei, invece di fare qualcosa qui, i più meritevoli non li porta in Italia e gli dà un'opportunità di vita diversa. Quindi siamo riusciti a dare visti di studio, sono tutti ragazzi che stanno studiando, sono ragazzi che sono venuti, non serve che lo dica, solo perché volevano fare un aiuto, ma la cosa meravigliosa è che 3 di questi ragazzi giocano in Serie A2, sono diventati professionisti, vivono di questo, altri giocano in Serie D, aiutano le famiglie a casa, danno metà e spediscono il loro stipendio, stanno facendo una cosa grande. Uno di questi era negli ultimi 100 nell'ultimo draft NBA, quindi questa è una cosa meravigliosa. Questo lo vediamo anche con il nord-ovest del Camerun. Questo è l'Eswatini, Malato, abbiamo intitolato questo campo a Mario delle Cave, che è un ragazzo che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Qui siamo in Swaziland, Eswatini si chiama adesso, una piccola enclave, una monarchia all'interno. Il problema di questo stato è che nonostante questo re Mehi, è lo stato che ha più percentuale più alta di malati di sieropositività e la più bassa aspettativa di vita al mondo. Ma vogliamo questi ragazzi. Ecco, qui siamo nel Kivu. La collina di dietro è Congo. Questo è Macoron e il campo l'abbiamo costruito con gli spogliatoi che lo vedrete dietro. E anche questo è un bellissimo episodio. Arrivare in questo posto è pazzesco perché praticamente non c'è strada, però hanno il campo. E questo è Dusa Samana, dove noi stiamo costruendo adesso il dormitorio che vedrete dopo. La cosa che abbiamo fatto, perché c'era bisogno, in 2 differenti situazioni abbiamo dato da mangiare a 57 famiglie di questo villaggio, abbiamo portato cibo, ne abbiamo fatto 2 carichi, cioè abbiamo acquistato lì 2 tonnellate di cibo e il campo da basket, in questo caso, che va ristrutturato, come vedete. Però è diventata una cosa, una mensa, ovviamente. Questo è il Gororello, questo anche fa capire il campo. Questo è il campo da basket che abbiamo costruito al centro del Ruanda. Perché il Gororello? Perché il Gororello è uno dei luoghi in cui nacque uno dei leader Hutu, cioè di quelli che iniziarono lo sterminio degli Hutu. Ed è un punto che molto abbandonato a se stesso, perché lo Stato non vuole aiutare quella gente, perché lì è nato qualcuno che ha iniziato una cosa e noi abbiamo voluto
comunque essere presenti ugualmente con la nostra attività anche in un luogo che tragicamente viene considerato in maniera molto negativa, ma le persone non sono quel leader che ha iniziato a fare questa cosa, però vedete quanti bambini si possono andare. Chiesa è lo stesso, un altro posto ruandese vicino a Gitarama, che è un altro dei luoghi più colpiti dal genocidio. Butare è un altro, fa parte sempre di una scuola, un complesso scolastico, e abbiamo i bambini che giocano tutti i giorni con i nostri allenatori, con le persone che fermiamo. Questo è Neisu, campo polivalente come vedete, perché c'è la porta di calcio e sopra agganciato il canestro. Abbiamo anche gli spogliatoi fatti che sono da qualche parte, è pieno di bambini che giocano. Qui c'è padre Rinaldo che ogni giorno mi scrive un qualcosa di questo campo e ogni giorno mi parla, e ahimè mi ha parlato anche dell'ambasciatore Atanasio purtroppo di quello che è successo, che doveva andare a trovarmi, e ho ricevuto da lui le prime foto quasi in diretta. Di questo siamo molto orgogliosi, perché il primo, la prima opera murale che abbiamo fatto è un orfanotrofio per bambini con qualche disabilità e non solo, normali anche, a Ebolova. Qui vedete in costruzione, questa è l'opera che un po' ci inorgoglisce perché non sembra neanche Africa, devo dire, due piani, di solito su un piano solo, e se poi appunto andiamo avanti vedremo, ecco, e ovviamente il gioco è la scusa per questo, perché noi abbiamo detto ok, noi facciamo il campo da basket e attorno ci costruiamo anche qualcos'altro, però il campo da basket dobbiamo farlo, perché altrimenti non possiamo fare il fan proprio. L'abbiamo, ed ecco infatti il campo da basket, e poi ci possono fare pallamano, ci possono fare qualsiasi cosa, ed è il primo luogo, se puoi andare indietro un secondo soltanto, dove noi abbiamo, se vedete sopra la porta, no, lo stesso, chiesto di mettere il nostro logo Sforza Non The World. Questa è una camera perché l'abbiamo anche arredato, e qui ovviamente un po' di posa dei bambini che, ecco, vedete qui sotto c'è scritto Sforza Non The World, appunto, ed è una cosa che a noi ci fa molto piacere. E poi abbiamo, questo è il dormitorio, questo è un dormitorio, ovviamente i ragazzi che vengono a Busasamana, questo è Ruanda, devono fare molta strada, molti ragazzi fanno molta strada per andare a scuola, non ci sono gli autobus ovviamente per andare avanti e indietro, l'unico modo è poter dormire e mangiare lì, e quindi costruiamo questo dormitorio che sono di 400 metri quadri, sono 400 metri quadri dove staranno, mi dicono, 180 ragazzi dentro, e qualcuno sarà lì, potrà mantenersi con quella cose che abbiamo aperto, che è appunto di adottare gli strumenti alla rete. E qui il dormitorio si sta costruendo, non è ancora terminato, adesso sono gli interni, però anche questo devo dire che è stato un impegno anche economico abbastanza forte, però abbiamo avuto un aiuto importante dalla fondazione della VNL, e questo ci ha permesso di realizzare. L'ultimo, abbiamo fatto un'asta con una raccolta di fondi attraverso maglie di giocatori che ci hanno aiutato, e questo è Bukavu. Questo è Bukavu, la città, il quartiere di Panzi, e qui appunto abbiamo fatto campo, tribunette, e lì andavano a giocare i ragazzi delle scuole e dell'ospedale, i figli delle mamme, e questo è l'altro, appunto, l'ultima cosa realizzata. Ecco, si può dire che abbiano anche una predisposizione innata questi ragazzi nei confronti dello sport, no? Mi dicevi che con un pallone già si orientano molto meglio dei nostri, vedo, c'è questa... Sì, ma sì, molto spesso mi sono detto che la persona africana ha la musica dentro, mentre noi la musica la dobbiamo ascoltare e poi entra, loro ce l'hanno già dentro, quindi hanno già dentro il ritmo, avendo già dentro il ritmo è molto più facile fare lo sport. L'ho coniugata così, non so se è proprio così, però questo è una cosa che mi sono detto spesso. In questo momento come nostalgia, c'è il Bel d'Africa, esiste, specialmente per quello che
Sì, io ho molta nostalgia e non vedo l'ora di ritornare. Noi speriamo quest'estate di poter tornare, in Africa, credo in Uganda come prima possibilità. Non vediamo l'ora, noi stiamo bene con quella gente e non troviamo problemi. Siamo sempre stati bene, siamo sempre stati accolti in modo fantastico, non troviamo disagi. Tutti quelli un po' matti come noi che ci siamo addentrati in questa cosa lo sentiamo come un'esigenza, siamo molto felici di andare, siamo molto molto felici. Qual è la caratteristica del bambino africano che tu puoi sottolineare? Cosa ti ha comprato, tra virgolette, quando incontri anche questi orfani, questi ragazzi, che noi diciamo sfortunati? Sì, ma in realtà diciamo che sono fortunati sfortunati e noi siamo sfortunati e fortunati. Diciamo, beh, la cosa che mi colpisce delle persone africane in generale è la grande dignità. Loro ci insegnano la dignità e noi molto spesso facciamo delle malattie per delle cose che non ha senso davvero, e questo è un po' l'Africa, in questo mi ha cambiato. Sono tendenzialmente generosi. Io ricordo, l'ho scritto poco tempo fa, di quando andai a casa di un insegnante e gli portai la mia una tuta pensando di fare un regalo perché lo conoscevo da molto, e lui con questo tam-tam nascosto che non si sa bene come fosse diceva: ma io so che sapevo che stavi arrivando e sapevo che mi saresti venuto a salutarmi, ma era una persona molto povera, e mi ha detto: siccome so che hai fatto un grande villaggio, vieni. E mi aveva preparato tre pentole di cibo, c'erano il fufu e il jamajama, che è una roba che mangiano lì, c'era le arachidi e c'erano le banane, e poi un gallo vivo dentro una borsa intrecciata. E io mi sono vergognato, perché io gli ho dato una tuta che per me, immaginate quante tute posso avere, e lui ha dato tolto il cibo alla sua famiglia. E quindi questa forma di generosità e di accoglienza incredibile. E i bambini stessi sono aperti, non hanno qualcosa che li frena a conoscerti, ad abbracciarti, a voler sapere cose. Sei accolto, è una cosa molto molto strana, è una cosa che ti colpisce questa. Senti Stefano, due domande. Una, tu sei da anni impegnato nel basket in Italia e comunque al seguito delle squadre eccetera. Come riesci a conciliare l'impegno di lavoro legato al mondo sportivo, gli impegni di famiglia, perché va anche detto che sei anche padre di famiglia, e questo tipo di impegno, perché durante noi c'è spesso, no, come hai detto tu, così come l'Africa ti ha insegnato qualcosa, io vorrei che questa sera attraverso i tuoi racconti anche noi imparassimo, che noi lo facciamo, spesso siamo abituati a lamentarci per delle cose che poi se andiamo a vedere sono delle sciocchezze, e ci sembra di essere sempre bravi a impegnare il tempo, ma voglio dire, quando poi incontri un personaggio come Stefano Pizzoli, evidentemente impari che c'è chi riesce a fare la giornata da 36 ore e le usa queste 36 ore per lavorare e fare del bene. Quindi sono curioso. Allora, io ti ringrazio di questa domanda. Il Covid adesso è una cosa tragica, è terribile, abbiamo perso persone, io ho perso un parente alla lontana, le mie due figlie sono state malate di Covid, ma mi ha permesso anche di poter allenare, perché in tutta sicurezza potendolo fare, quindi io comincio la mia attività la mattina alle 7:30 con i ragazzi, perché la scuola comincia alle 9:40 spesso, poi fanno la scuola a distanza e poi al pomeriggio ci continuiamo ad allenare. Perché dico questo? Perché tempo fa, quando mi lamentavo anch'io dentro di me di questa cosa, mi è arrivato un messaggio dall'estremo nord del Camerun, dove io ho tutti quei progetti, che mi dicevano: Stefano, oggi hanno chiuso per il programma di Boko Haram 60 scuole, 64. Ci sono 30.000 bambini che sono diventati sfollati interni. Cioè hanno dovuto lasciare i loro villaggi in quella zona, scappare da lì e venire nelle zone di sicurezza, cioè verso Maroua probabilmente, che è la città grande che è difesa. E io ho pensato che noi siamo sottoposti al Covid, è vero, è un problema tragico, dobbiamo stare attentissimi, dobbiamo proteggerci da questo,
ma non potevamo fermarci. Perché se questi ragazzi hanno avuto la sfortuna di non poter andare a scuola, noi dobbiamo accettare la condizione, andare a scuola come è possibile, ma se possiamo fare sport, continuare a fare sport, se possiamo essere impegnati, continuare a essere impegnati. Quindi, quando io ho tempo faccio questo, molto spesso è dopo l'orario diciamo normale, mezzanotte, 11:30, 11, visto che alle 7:30 comincio a lavorare, ora di pranzo, e poi c'ho adesso questi nuovi soci che sono entrati, e quindi giovani soci. Parlaci di questi ragazzi che prima sì. Allora sono un bel gruppo di ragazzi, io adesso cito Francesco, Irene, Marco, ovviamente molti che ci stanno dando una mano, che hanno preso in mano molte delle attività, se le sono divise, e chiaramente devono rompono le scatole ogni minuto al presidente, ovviamente, perché devono avere presso, ma io devo avere il permesso, presso, che dici facciamo questa presso, va bene, io capisco la gioventù, io ogni tanto guardate che io sono un boomer, andateci piano, voi millennial, generazione Z, tutto, però loro hanno dato una grande spinta, e quindi in tutti i momenti che non sono legati al lavoro, che ovviamente il mio lavoro è devo farlo e cerco di farlo al meglio possibile, come dicevo, forse adesso ancora di più se possibile l'impegno deve essere determinato e determinante essere compiuto nel modo giusto, ma poi ci sarà il momento in cui io dedico il mio tempo a seguire una costruzione di un'opera o a vedere cosa stanno facendo da qualche altra parte. Ci arrivano report continui, come dicevo, anche report che ci dicono guardate, abbiamo un problema scolastico in quella zona perché purtroppo i ragazzi non sono venuti a scappare e quindi la scuola lì si è fermata, e credo che noi non possiamo lamentarci, dobbiamo solo con determinazione andare avanti. Ecco Stefano, parlavi prima di regali dati e ricevuti, anche noi stasera abbiamo qualcosa per te e non saremo noi a consegnarlo, bensì l'amministrazione di Venezia. C'è qui il vice sindaco Andrea Tomaello, che invito ad avvicinarsi. Quindi, allora ti do il mio posto. Addirittura, il posto del capo, piacere. Andrea. E complimenti. Grazie. Sono riuscito a fare i miei guai. Così è più... Sì. Da parte del baratro, ma con i complimenti naturalmente miei, rappresentanza dell'amministrazione, per quanto insomma è stato detto oggi, per quanto fate e farete. Grazie. È importante insomma mostrare questi esempi di, diciamo la foto dell'ordinanza. Anche perché il vice sindaco domani mattina, quando incontrerai il sindaco nelle ore di riunioni mattutine, gli potrei dire che sei stato con Stefano, perché Stefano è stato uno degli allenatori di questa legge, di questo presidente, di questo sindaco. Ecco, non tutti sanno che il vice sindaco ha fatto qualcosa di importante anche lui. Te l'ho raccontato prima, avevo una telefonata, no? Però adesso lo dico perché in confronto a questo è totalmente. Secondo me un gemellaggio potrebbe nascere. Grazie. Ovviamente ringrazio il parroco, saluta il presidente Brugnaro, che devo dire, quando lei era dentro lo scudetto, il primo scudetto, di cui ovviamente io ero molto felice perché comunque sono vento e veneziano in provincia, mi hanno dato, e questo devo dire mi ha emozionato, mi hanno dato un messaggino dicendo ti ringrazio Stefano perché in questo studio c'è anche qualcosa di te. È vero. E quindi questa è una cosa bellissima. Bello perché ricordarsi bellissima, non è sempre facile. Bellissima, inaspettata e molto emozionante. Pensa Stefano, c'è un altro. Fabrizio di solito usa una frase importante, non dice che tante volte c'è un fil rouge. Ieri sera il sindaco era ospite di Rai 2 e nelle inquadrature tipicali che gli facevano, di fianco a lui c'era la targa che ha ricevuto dal nostro club, col premio di
gli anni che consegniamo al giorno della Madonna Salute, come dirigente ancora, e la prova che il nostro premio porta fortuna è che anche tre volte lui ha ricevuto il premio, lo scudetto l'ha vinto 5 anni dopo. Quindi, così come con tanti altri atleti, e ieri sera credo che insomma, i panatleti se hanno visto, se stavano guardando il telegiornale, ma è un tema importante perché era il progetto che hanno presentato il sindaco di Valencia e il sindaco di Firenze, insomma, da panatleta vedere che il sindaco stava parlando e che aveva, quindi per uno pensa, un personaggio del genere, nella sua vita quante targhe e medaglie avrà ricevuto, no? Se non l'ha buttata, invece è sulla sua scrivania, sul suo tavolo, e quindi evidentemente c'è, vedi, questo filo. E c'è anche la doppia valenza di chi ti ha consegnato, perché il vice sindaco è anche assessore allo sport, quindi c'è questa importante, no, tradizione che noi vogliamo nel comune di Venezia, rappresentata oggi degnamente, perché è veramente un bravissimo politico, però soprattutto vicino alle persone, al di là dei colori e di quello che sono fatto. Ti ringraziamo. Cedo il mio posto al padrone di casa. Io vorrei presentarlo, Fabrizio Lenzi, consigliere delegato di M9 District, quindi padrone di casa, che ringraziamo di cuore per essere stato così aperto a questa innovazione che partirà oggi e proseguirà sulla via di Tokyo con tre importanti medagliati della nostra città. Quindi grazie consigliere, a te saluti. Grazie mille a voi, un'iniziativa bellissima. Siamo molto contenti di aprire oggi qui con voi il Live M9, si chiama Distretto M9 District, e nuovo nome Hive, Alveare M9, è il polo dell'innovazione di Venezia. Abbiamo ormai finito quasi completamente di affittare tutto lo spazio, questo ci rende molto fieri. Stiamo riaprendo il museo e quindi bellissima, veramente ringraziamo l'amministrazione per il supporto. E perché è importante parlare di Africa, di sport in primis, degli amici, e di Africa parlando di innovazione? Perché in Camerun l'età media delle persone è di 18 anni. Pieno di ragazzi, pieno di giovani, ci sono tantissime iniziative, con l'amico Manfred Zago, con cui siamo andati insieme in Camerun, una delegazione politica, non politica, diciamo, una delegazione ufficiale, e ho notato che è pieno di ragazzi, e quindi i ragazzi possono essere interessanti per venire in Italia a fare gli studenti, e questa è un'attività, Manfred ingegnere, ma i ragazzi sono anche una sorgente favolosa lì in Africa per fare innovazione. Quindi, inaugurare in un certo senso il polo dell'innovazione insieme a degli amici con iniziative importanti come del Paragon, e parlando di Africa, secondo me è il modo giusto di farlo, e grazie mille per aver organizzato questa iniziativa qui da voi, e siamo felicissimi di ospitarvi anche le prossime 4, 10, 40, 400 volte. Siete cioè, organizzatissimi, che lo dite quando volete, anche se abbiamo finito di affittare quasi questo spazio. Allora, devi impegnare con me, perché sai che io sono una tua spina nel fianco. Questo non lo affitti, perché se ci viene in mente qualche altra idea. Ma male che Davide, dopo 800 metri quadri che abbiamo l'ultimo piano del museo, per voi anche voi. Senti, ringraziamo il Io ti chiederei di consegnare a Stefano, qui così la porta in Africa, la carta dei doveri dei genitori e la carta dei diritti della Gazzetta dello Sport, che sono due delle carte ufficiali del Parco, e quindi chi meglio di te, la madre di casa, può consegnare e affidare questo manifesto a Stefano, che abbiamo visto, ha già dimostrato di saperne fare buon uso. Ottimo, grazie. E adesso introduciamo un ospite, però è il suo presentato. A sorpresa. Mi è dato l'entrata. Anticipato. Prego, ci sediamo. D'accordo. Ma sono delle cose importanti per gli studenti che sono campi non vengono in Italia. Dico solo un aneddoto, sono stato una volta con Mambo per questa iniziativa di trasferimento di studenti africani, ingegneria e altre materie in Italia, e erano nella capitale Yaoundé. Bellissima, però a un certo punto arrivo il vescovo che stava in una città dell'interno, chiamava Bopassanma, e dico, ma come faccio ad andare con le manuali del vescovo? E allora ho seguito il vescovo, mi sono caricato in macchina, siamo andati alla missione, devo dire, capisci, quando guardavo le foto, capisco la differenza tra dei posti e della meraviglia. Mi sono innamorato e ho chiuso il posto. Bopassanma, verso l'ovest. Sì, ho fatto una foto dell'ovest.
Sì, sì, abbiamo diverse cose. Allora, io sono Manfo Zammo. Ti inquadriamo così ti vedono tutti. Sì. Sono ingegnere, lo siete ingegnere qui via qua, in Italia. E sì, questi ultimi 10 anni mi sono più occupato dell'adattazione, la creatività delle università italiane, soprattutto quelle che erano in Emilia Romagna, cioè Bologna, Ferrara, Parma e Modena. Quindi abbiamo fatto questo lavoro grande di fare venire gli studenti qua dell'Africa per studiare qua, perché io credo che uno dei motori per lo sviluppo dell'Africa è soprattutto di fare la gente acquisire un sapere scientifico. Quindi questo lavoro che io faccio da anni. Sono molto colpito di vedere questa immagine, soprattutto quella da parte del nord, perché io ho studiato a Marua. Ah, sì, conosco bene. Sì, conosco questa zona di Gunsiki, ho passato molto anni lì. Sì. E quando ho iniziato a presentare queste parti, avevo l'impressione che stai parlando della mia famiglia. Quindi è una cosa bella. E credo che sono molto colpito di vedere che accanto a questo tu tieni molto in considerazione l'aspetto dell'educazione e dell'istruzione. Sì, sì. Perché io credo che se c'è un programma che tutti i paesi devono fare, in 3 punti deve essere education. E soprattutto questo. E tramite lo sport diventa un po' come i catalizzatori di questo, di tutto questo. Credo il progetto è un bellissimo progetto e per me sono contento di essere qua. Bene, io direi che stia emergendo una grande speranza e anche una gioia, perlomeno noi l'abbiamo avvertita, e sono sicuro che anche voi da casa l'abbiate avvertita come l'abbiamo sentita noi. Siamo in conclusione, noi vogliamo ringraziare di cuore e veramente ti facciamo un grazie gigantesco per quello che fai. Stefano Bizzozzi, presidente di Sport Around the World, facciamo un applauso, ma fate anche voi. Io ovviamente, sapete, non riesco a sentire questo, io sento la vostra amicizia, ne sono onorato, vi ringrazio molto, mi ritengo fortunato degli incontri e degli incroci che mi ha permesso la vita di conoscere l'Africa, conoscere voi. Quindi grazie a voi. Grazie. Grazie al consigliere mondiale Giorgio Chinellato. Grazie Giorgio. Un grazie. Abbraccio Stefano. Abbracciate. Siamo amici, guardiamo questo male comune che è il basket purtroppo. E approfitterei per dare ai nostri ospiti il ricordo della loro presenza, quindi vado gerarchicamente. Allora, sindaco, ma a me interessa, soprattutto assessore dello sport, perché in questo comune abbiamo avuto degli anni bui in cui la figura dell'assessore dello sport non doveva esistere, non si capisce perché, sapere che abbiamo finalmente il vice sindaco che è anche assessore dello sport, che è un ragazzo giovane che ha lo stesso nostro modo di pensare, evidentemente fa ben sperare con la società sportiva del territorio, i nostri dirigenti, i nostri amici, quindi grazie per quello che fai. Al padrone di casa. Veramente dovete continuare con iniziative come questa. Tanto devo venire a amici, sono qua, vengo a pensare. Assolutamente. E mi fa piacere la sorpresa che ci avete fatto questa sera di trovare un altro nostro amico che meglio di noi ha saputo trasmettere, quindi da Stefano, il piacere di vedere quello che fa, perché detto da te vale molto di più di quello che ha detto. Per me è stata un'eccellente scusa per invitare un amico a venire a trovare il maestro e ci facciamo una bella cinetta stasera con tutti i miei. Allora ci facciamo un applauso, grazie a voi. Un saluto dal Banco di Mestre, dall'M9, grazie anche a Silvia Carraro che ha collaborato con noi, bravissima Silvia Carraro. Un saluto Alessio Giornalizzo per la regia molto attenta e capace. Ci vediamo alla prossima, il 7 aprile, ore 18:30, con un campione. Ecco, tu sei più serio di me, perché io gli avrei detto seguiteci sulle pagine dell'M9 e del Bando per sapere quando torneremo a parlare delle Olimpiadi e con chi.
Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.